In Italia, dagli anni 50 ad oggi, la popolazione nelle città più grandi e nei vari hinterland è aumentata del 48,9%, arrivando a contare quasi 24 milioni di persone. Mentre i territori montani hanno assistito ad un progressivo e silenzioso spopolamento. Se nel 1951 la popolazione montana era intorno al 40% rispetto a quella di pianura, oggi rappresenta soltanto il 26%. I centri delle regioni montane oggi infatti sono comunità che hanno bisogno di servizi per essere vivibili e del turismo per sopravvivere, ma che allo stesso tempo devono far sì che questo sia sostenibile a livello ambientale. La grande sfida è quindi quella di elaborare dei modelli di sviluppo sostenibile del turismo legato ai luoghi di montagna. Ed il CAI, il Club Alpino Italiano, nella cornice del suo 100° congresso annuale, ha intavolato una discussione per individuare i giusti strumenti di riflessione necessari ai soci per questo scopo. Ne parliamo con Rosita Lupi. Ciao Rosita! Ciao, ben arrivata! Grazie! Ho un sacco di domande per te. Prego. Allora, stando ai dati sullo spopolamento delle aree montane, quali potrebbero essere degli strumenti per far sì che l'abitare in montagna sia non solo sostenibile, ma anche vivibile? Dalle riflessioni che abbiamo fatto si possono sostanzialmente racchiudere in due macro aree. Uno che è, diciamo, fondamentalmente legato ai servizi essenziali, e l'altro invece la creazione del lavoro sul posto, un lavoro continuativo. Ti va di raccontarmi in che modo si possono creare questi posti di lavoro facendoci un giro in questo borghetto bellissimo? Assolutamente sì. Possiamo richiamare due concetti. Uno che è quello del turismo sostenibile e quello dell'identità di montagna, che sono in realtà anche strettamente correlati. Identità di montagna è inteso come valore sia sociale che culturale, quindi valorizzazione delle tipicità della montagna, dei mestieri della montagna, ma anche il modo di vivere la montagna e viverla anche in una forma di turismo appunto responsabile, che quindi rispetta i ritmi della vita di montagna, non si avvale di picchi di stagionalità oppure picchi in luoghi ben precisi, ma dà appunto possibilità di creare forme di lavoro continuative nel tempo. Quindi preservare l'identità delle singole località è possibile. E per quanto riguarda il turismo sostenibile, il CAI, che ruolo potrebbe avere? Allora, il CAI come entità che vive la montagna in realtà può avere un ruolo molto importante su diversi fronti. Uno sicuramente è quello della valorizzazione della rete sentieristica. Un esempio è il sentiero Italia CAI, che è diffuso in tutta Italia. Ugualmente può intervenire anche nel valorizzare le strutture ricettive che si trovano appunto lungo i sentieri. Può partecipare anche alla valorizzazione dei mestieri, delle peculiarità delle varie aree, nonché avere un ruolo di supporto o propositivo nella gestione di quelle che sono le risorse. Per queste servono delle politiche di investimento importanti e sono cruciali, no? Sicuramente sì. Servono delle politiche di investimento nazionali, ce ne sono anche di europei, quindi sicuramente questo va fatto, bisogna evitare che non ci sia dispersione in rivoli di queste risorse, che ci sia una cabina di regia che gestisca in maniera armonica le risorse che arrivano e ci sia poi sul territorio la capacità di accedere a queste risorse, quindi con delle figure professionali atte a fare queste attività, e che siano poi anche in grado di gestire dei progetti trasversali su più comuni, su più aree, in modo da capitalizzare al massimo questi investimenti. Proprio in merito a questo aggiungo anche che il CAI si è comunque attivato per supportare dei master che già sono in corso, proprio per la creazione di questo tipo di figure professionali. Su questo mi voglio legare anche ad un altro concetto, che è quello dello sviluppo armonico del territorio. Quindi ci deve essere un equilibrio chiaramente fra
il turismo, l'agricoltura, diciamo i vari ambiti dello sviluppo della montagna, così anche all'utilizzo delle risorse, che deve essere fatto in maniera tale da non depauperarle. Certo, perché un impoverimento eccessivo porterebbe alla perdita del gioiello montano, sia nei sistemi sociali che ambientali. Assolutamente sì. Grazie, Rosita.